La Lazio con il classico completo bianco e celeste e con la squadra ospite che batterà questo calcio d'inizio. Tutto pronto? Siamo dentro Lazio Ascoli per la quinta giornata di campionato. 0-0 tra Lazio e Ascoli, indicazioni di Bonacina. Silva, De Angelis, versante sinistro del campo, prova ad impostare la Lazio. Ancora Bianchi, quindi Capanni. Della pressione di un avversario, ancora Capanne a sinistra per Falbo, può giocare corto su Abukar, cerca Scaffidi con la punta ad allungare per Capanni, c'è l'uscita del portiere, due squadre che si stanno studiando, non ci sono state occasioni importanti da registrare e confermano anche la fedeltà di questa classifica con l'Ascoli in testa a 12 punti e la Lazio che segue a 9, intanto altro fallo, fischio dell'arbitro, pallone morbido direttamente sul primo palo, il colpo di testa. La parte del numero 4 Carpani si deve distendere qui, Alia che risponde tra gli applausi del pubblico. Pronto Falbo con le mani, il movimento di Scaffidi, c'è anche Abukar, quello di Capanni, il pallone per lui, l'aggancio in mezzo a tre uomini. Pallone buono per Scaffidi che entra in area di rigore, guadagna il massimo, calcio d'angolo, il secondo per la Lazio. Stesso Scaffidi, è pronto Falbo sul primo palo e arriva subito De Angelis, anzi è stato Capanni e la Lazio passa in vantaggio. Ottima scelta di tempo di Luan Capanni e al 26esimo la sblocca lui. Primo gol di Capanni, ottima scelta di tempo dentro l'area di rigore, il colpo di testa è vincente e primo gol con la maglia della Lazio di Luan Capanni. L'importante è che sblocca il match in questo momento, la Lazio è in testa alla classifica, in coabitazione con l'Ascoli e con una partita in meno. Tanto Capanni, Abukar, dentro per Scaffidi, la posizione è buona, ancora Scaffidi, il piazzato! Ed è 2-0 Lazio, 2-0, fermato Scaffidi, in 3 minuti la Lazio va sul 2-0 contro l'Ascoli. Può ripartire con questa rimessa laterale, ma la Lazio ha già recuperato con Falbo, ancora per Scaffidi in area di rigore, pallone sul mancino, si allarga Scaffidi, prova ad entrare in area piccola, cross dentro per Capanni. Mette giù Invernizzi, salta un avversario, si accentra, deve aiutare Abukar, pallone in diagonale sulla destra per Sarli, buono il controllo direttamente, prova a calciare, risposta di Alia in calcio d'angolo sul primo palo, può appoggiare ancora per Petricca. Adesso per Saez, buono il controllo del numero 7, può andare al cross, si tenta la discesa, pallone corto per Scaffidi, pallone sul destro, prova a calciare, lo fa senza problemi il portiere, ma bella giocata di Scaffidi. Ma non c'è più tempo, si va negli spogliatoi, sotto anche diciamo, gli applausi del Fersini perché la Lazio è in vantaggio per 2-0. È andata magia di Saez in mezzo al campo, lascia sul posto un avversario. Apertura a destra per Petricca, tiene il pallone in campo, ancora Petricca, pallone sul mancino, a cercare ancora Saez, la finta di Saez, a calciare, palla che resta lì in due tempi, il portiere non riesce a trattenerla. L'Ascoli ha già cambiato 4 uomini, a disposizione un ulteriore cambio, in totale quest'anno sono 5 cambi a disposizione. Intanto qui prova l'Ascoli, incredibilmente segna il 2-1 con la rete del numero 19 Koulibaly. L'Ascoli ha riaperto il match al 21esimo con il gol di Koulibaly. Capanni. Armini. Lancio lungo proprio per Capanni. Il pallone buono per Scaffidi. È solo. Ancora Scaffidi. Ma che miracolo di Novi che dice no alla doppietta di Federico Scaffidi. L'ultimo tocco è stato proprio di Edoardo Rezzi. Bianchi di testa. Diventa buona per Capanni. La conclusione. Palla di poco fuori. Di controbalzo, ha provato Capanni a chiuderla. Rezzi, fischio finale, vince la Lazio 2-1 e torna a sorridere al Fersini dopo oltre un anno. Un successo cercato, voluto, meritato e che ci regala soprattutto la vetta della classifica. Finisce 2-1 per la Lazio sull'Ascoli, grazie ai gol di Capanni e Scaffidi, ha provato a riaprirla Koulibaly, la Lazio si è difesa e ha portato a casa la quarta vittoria consecutiva.